Sono stati i più richiesti dai tifosi gialloblu per le foto nel post partita di ieri, insieme naturalmente a Capitan Lucarelli. Longobardi e Caccioli, marcatori nel successo di Brescello, simboli di questo Parma esperto e che non molla mai, ma che rimane umile, come il difensore toscano che ha ammesso di essere stato parecchio fortunato nell'episodio del gol dell'1-0. Sono partiti molto forti, abbiamo cercato di controbattere colpo su colpo, è stato un gol, diciamo, in un momento un po' particolare della gara, importante, ci ha dato quella sicurezza che forse, diciamo, nei primi minuti un po' loro, pressandoci molto alti, siamo un po', come si può dire, ci ha cercato di mettere un po' in difficoltà, quindi sono contento, è stato un po' casuale perché sinceramente non so se metterla a mezzo tirare, alla fine da tal set, meglio così. Infatti durante la partita tutti pensavano a una sponda in mezzo, poi si vede sta palla non finiva più, finita nell'angolino. È stato un po' casuale, ecco, però meglio così. Ecco. Sì, sono contento soprattutto della reazione della squadra a una settimana che, ripeto, noi abbiamo vissuto in maniera serena, però è chiaro che, ripeto, vorremmo sempre regalare una gioia ai nostri tifosi e vincere contro questa squadra non era semplice. Il risultato probabilmente li penalizza anche più del dovuto, è stata una partita complicata, però insomma alla fine ha premiato noi. Un po' di rammarico per gli errori commessi dai suoi, invece, da parte del patron dell'Entigione, Romano Amadei. Presidente, qualcosa da recriminare? La prima mezz'ora è stata ottima, poi insomma. Da recriminare è che i miei giocatori non hanno fatto un gol quando hanno avuto due o tre occasioni, non so se chiamarle così, comunque situazioni propizie. Poi il gol, abbiamo preso il gol anche lì, devo rivederlo, ma insomma deve essere stato bravissimo il vostro numero 5, mi sembra, che ha scavalcato il nostro portiere. Poi l'episodio determinante è stato quello della fine del primo tempo. Io non pensavo mai che venisse fuori un gol così, 2-0 per noi è troppo. L'espulsione di Mifta? Non posso dire. Se prima era troppo, adesso era impossibile aggiustare la partita in quel modo lì. Ci siamo stesi, colpa nostra, colpa degli episodi. Non si può discutere questo risultato. Il dibattito sull'Entigione Parma, ma non solo, stasera in diretta alle ore 21 sulla nostra Teleducato, come ogni lunedì, in una nuova puntata di Calcio e Calcio.